libro è come un amico, lo puoi tenere con te, ti resta fedele e vicino, ti parla contento di sé. Quando sei solo un bambino, le favole lui ti racconta, ci mette una fata e un castello, ed il mondo diventa più bello. Un saluto a Liberi.tv, siamo al Teatro Arciliuto di Roma, in vicolo di Montevecchio, numero 5. Sentite che ho una voce un po' gracchiante, perché oggi a scuola ho una supplenza, insomma, abbastanza impegnativa di Italiana e Storia, ho avuto 5 ore, gli ultimi due dove mi sono sgolato abbastanza. Perché dico questo? Perché oggi presentiamo questa idea un po' folle del romanzo cosmico online che si intitola In che mondo viviamo, e che ho scritto veramente pensando a tutti i miei studenti di ieri, cioè a quei ragazzi che ho avuto nel corso degli anni nelle varie scuole, nei vari istituti, e ho raccontato un po' quello che era la mia fissazione tra la lotta storica, tra la forza della libertà, come la chiamava Benedetto Croce, la forza storica della libertà, e il potere dominante, il potere oppressivo, il potere liberticida, e in una sorta di romanzo alchemico dove l'universo interiore si rispecchia nell'universo cosmico. Allora oggi presentiamo e lanciamo questa idea affinché tutti quanti gli internauti possano andare a cercare i vari capitoli che stanno uscendo di settimana in settimana, piano piano, e che andranno avanti per 21 appuntamenti fino a Natale. Però ci tenevo a presentarlo, questo romanzo, insieme ai miei studenti. Allora ho passato la voce, ho detto a tutti i ragazzi che ho avuto negli anni passati alla Dispoli, a Fiumicino, a Roma, nei vari istituti, incontriamoci, rivediamoci, sarà un'occasione per stare insieme. E allora ho unito le due cose, questa idea dell'online, in che mondo viviamo, e l'idea, insomma, di questa costruzione umana di coscienza e di conoscenza che penso di aver vissuto insieme agli studenti nel corso degli anni in un cammino comune. E allora qui Lorenzo Tarquini, che è stato mio studente per un mese al liceo artistico Alessandro Caravellani di Piazza Risorgimento a Roma, è stato un mese dove lui faceva il quarto anno e io ho sostituito una professoressa, però proprio in quell'anno, in quel momento, in quel mese, studiavano l'illuminismo, quindi abbiamo parlato molto di libertà. Allora volevo che Lorenzo magari dicesse anche lui due parole su questo romanzo, ma soprattutto che ne pensa del lavoro che abbiamo fatto insieme in classe, anche se è durato un mese soltanto. Beh, un mese è pienamente sufficiente per la catastrofe, no scherzo. Diciamo è stato un mese dove i miei ricordi sono abbastanza nitidi di quel periodo, perché venivamo da un inquadramento didattico ben preciso, ovvero di studiare la lezione, capire gli argomenti, ripeterla, fare l'interrogazione e via. Il professore arriva e, diciamo, imposta un nuovo modo di vedere le cose, quindi di viverle, le cose che si studiano, capirle, comprenderle e farle proprie. Sembra una banalità, un'ovvietà, ma in realtà è proprio la chiave di lettura per diversi argomenti, diverse prospettive, diverse situazioni che si presentano poi nella nostra vita. Quindi è iniziata con l'illuminismo e la palla, diciamo, l'ha presa al volo, colto la palla al balzo, e ha parlato di libertà, un argomento tanto chiaro quanto sconosciuto a tutti. Tutti sanno cos'è la libertà, ma nessuno la sa definire, la sa trovare e soprattutto la sa rispettare. Quindi questo è un argomento molto 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 interessante che bisognerebbe, diciamo, approfondire, e ognuno di noi dovrebbe ricercarlo. Quindi è stato, diciamo, il mio approccio nei confronti vostri un po' spiazzante. Sì, fuorviante, dico sempre, fuorviante, perché è un po' un nuovo modo di fare didattica, è una maieutica, non è un inquadramento, diciamo, non che
diciamo, lo studio che avevamo fatto precedentemente era scarso, poco valido, però una variazione, un input in più al nostro percorso formativo diciamo, era eccellente e ci è servito molto a me e ai miei compagni. E in questo romanzo online ritrovi qualcosa del mio lavoro a scuola e sulle tematiche, sullo stile, in che modo trovi delle analogie e dove invece è innovativo, secondo te? Delle analogie tantissime, a parte, vabbè, ormai seguo sempre il professore, quindi conosco anche il suo modo di scrivere e il modo di che impose, cioè questo romanzo viene impostato su un forte, diciamo, impulso interpretativo. Non vi è un dogma all'interno del romanzo, quindi anche i fatti citati, anche storicamente esistiti, quali magari cataclismi geologici avvenuti e riconosciuti dalla scienza, vengono citati come fondamento di una verità, ma non come la verità indottrinata. Quindi ognuno può riconoscersi per quel proprio che ha, per quel proprio che è all'interno del romanzo. Quindi è un viaggio interiore dove il lettore, soprattutto il lettore, solo il lettore, riesce a trovare la propria strada. Quindi non impone una soluzione, non impone una via, non impone un modo di pensare. Diciamo, è una bella fiaba che tutti quanti nel quale tutti quanti possono riconoscersi. È incentrata sul cosmo e di conseguenza, per forza di cose, sull'uomo, perché come si diceva, vuoi conoscere ciò che è fuori di te, devi conoscere ciò che è dentro di te. Quindi diciamo c'è un parallelo anche con l'esterno e l'interno dell'animo umano. E questa dicotomia, che poi in realtà è sempre, sempre poco definita, non è mai bene o male, fra il drago e l'uomo, è molto, molto, molto interessante e suscita moltissimi punti di riflessione, insomma. Speriamo allora di aver dato un po', solleticato un po' la curiosità degli ascoltatori e per leggere i vari capitoli si può andare sul sito www.fattidicultura.net, anche poi su Facebook, sui vari siti che lo richiamano, lo riprendono su Twitter, sul mio profilo di Facebook personale, insomma. La storia va avanti, oggi ne parleremo, ma la cosa importante sarà appunto che l'eco e il passaparola, convinca gli altri a dare forza al dubbio e quindi l'interrogativo per leggere un romanzo dove le risposte offrono soltanto una volontà a ragionare, a riflettere sulle domande. Quindi grazie Lorenzo per le belle parole, anche cose molto negative da dire, però, le censuriamo per rispetto della giornata, oggi è un giorno di festa. Grazie. Poi man mano che tu cresci, lui cresce insieme a te e dice che un domani avrà bisogno.